Buongiorno, prima di tutto grazie. Grazie. Grazie per questo, naturalmente. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta, ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. Grazie. Presidente, quanto tempo ritiene sia necessario? Che sospendo mezzogiorno. Sospendiamo a questo punto la seduta fino alle ore 12 in attesa degli esiti del colloquio con il Presidente della Repubblica. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 12. Eccoci in studio, bentrovati a Campania Oggi dopo una lunga pausa dovuta al ritiro del Napoli a Dimaro che ha occupato questo spazio del nostro palinsesto. Insomma, riprendiamo con la notizia del giorno, l'avete visto tutti, Draghi è andato al Colle, il Presidente Mattarella scioglierà le Camere, si va al voto e addirittura si parla del 18 settembre, cioè fra poco meno di due mesi. Insomma, ci saranno delle ferie agostane in campagna elettorale per l'Italia. Cercheremo di capire come si è arrivati a questa situazione, lo faremo con Maria Rosaria Ferrara in studio. Buongiorno. Con me questa mattina e lo faremo con i nostri ospiti, direttamente collegato alla Camera dei Deputati, l'onorevole Andrea Caso di Insieme per il Futuro. Buongiorno onorevole. Salve, buongiorno a voi. Ne parleremo anche con la collega, ma membra della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Gabriella Peluso. Buongiorno Peluso. Allora, regia, controlliamo se la Peluso ci sente. Allora, qual è la situazione attuale? Faccio un piccolo riassunto per chi non è un abitué della politica. Come sapete, il Movimento 5 Stelle aveva detto che non era pronto a votare il decreto aiuti, non lo ha votato, di fatto è uscito dall'aula, questo la settimana scorsa, allorché Draghi si è recato da Mattarella per rassegnare le dimissioni. Mattarella non ha accettato le dimissioni di Draghi e l'ha rimandato alle Camere. Draghi ieri al Senato ha fatto un discorso che possiamo sintetizzare con "se mi volete io sto qua, ma a patti e condizioni chiare che si facciano determinate riforme". E a quel punto che cosa è successo? Il patatrac istituzionale, perché il Movimento 5 Stelle, con un atteggiamento, possiamo dirlo, un po' ambiguo, non ha ben precisato la sua posizione fino alla fine, ma per ultimo però non solo il Movimento 5 Stelle ma anche la Lega e Forza Italia non hanno votato la fiducia a Draghi. Badate bene, non hanno votato contro la fiducia, ma si sono, diciamo, astenuti. Quel meccanismo del Senato è un po' particolare. Dopodiché Draghi questa mattina ha rassegnato le dimissioni e il Presidente Mattarella sta per sciogliere le Camere. Allora, io direi di partire con Andrea Caso, che frequentando Roma e frequentando il Parlamento è stato uno dei protagonisti di questa crisi. La prima domanda che io gli voglio fare è proprio questa. Lei si aspettava questo epilogo, Caso? Beh, certamente un epilogo del genere non me lo aspettavo, anche perché credevo che in un momento di difficoltà come questo che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi,
quale sia la legge di bilancio, c'erano delle scadenze importanti come il PNRR. Credo che in questo momento era inaspettata un'azione del genere. Però dobbiamo dirlo in maniera chiara, questa crisi ha un nome o cognome e si chiama Giuseppe Conte. Giuseppe Conte, per un proprio ego personale, ha messo in subordine quelli che erano i problemi dei cittadini e quelle che erano appunto le scadenze da dover portare avanti, che non ci dimentichiamo, noi comunque non siamo ancora usciti del tutto da questa pandemia e soprattutto c'è una guerra in atto. E soprattutto questa guerra ha portato una crisi energetica, quindi ci sono i rincari delle bollette del gas e della luce, c'è il rincaro della benzina e adesso ad ottobre ci ritroveremo ad affrontare un'ulteriore crisi, che è la crisi, una crisi alimentare. Quindi in questo momento un'azione del genere ha fatto capire che ci sono forze politiche che hanno preferito ascoltare i sondaggi e non le grida di dolore dei cittadini italiani. Questa crisi e tutto quello che è accaduto ha un responsabile che ha un nome e cognome ed è Giuseppe Conte. Sicuramente il Movimento 5 Stelle ha dato il là, come dire, a questa crisi. Poi forse questo vorrei chiederlo anche a lei, se l'aspettava innanzitutto Conte, secondo lei, che Draghi sarebbe arrivato alle dimissioni o è stato colto in contropiede e quindi poi si è ritrovato in un angolo? Beh, io direi che quello che ha raccontato ai suoi discepoli è stata una narrazione di un movimento che sarebbe andato all'opposizione e con l'opposizione appunto avrebbero riacquistato consensi, poiché erano quei consensi che loro inseguivano da tempo, ma l'obiettivo di Conte era da sempre quello di andare al voto ed ecco perché poi nasce la nostra scissione, cioè per far capire che in questo momento non andavano inseguiti i sondaggi elettorali, ma c'erano delle scadenze importanti da portare avanti per i cittadini, ma non era l'interesse della poltrona, poiché 4 mesi, 5 mesi in più non cambiano nulla, ma questi 5-6 mesi occorrevano per due cose, due obiettivi importanti per il nostro paese. Era innanzitutto la legge di bilancio ed oggi ci troveremo probabilmente ad andare in esercizio provvisorio e seconda cosa la scadenza della seconda rata del PNRR e terza cosa c'era un decreto importante da portare avanti che era quello appunto dell'abbassamento dei rincari delle bollette del gas. Vorrei passare la parola a Peluso poi torniamo. Allora, Peluso, voi di Fratelli d'Italia invece siete contenti che si va a votare, lo stavate chiedendo da mesi, però vedete, Caso sostiene il contrario, dice votare adesso è una scelta irresponsabile. Lei che ne pensa? Innanzitutto buongiorno a voi, noi siamo convinti. Oggi è una bellissima giornata perché finalmente viene posto fine a questo governo che è nato male ed evidentemente è finito peggio, ovvero in maniera assolutamente coerente con i propri presupposti. Noi da sempre sosteniamo che quando i governi si basano sulla sintesi di partiti che stanno insieme soltanto per la bramosia di potere, quindi senza avere una comune visione politica, sono destinati a fare una brutta fine e infatti lo stesso è accaduto anche per quanto riguarda il governo Draghi. Io penso che sia molto importante andare al voto, che gli italiani possano riprendere la parola e quindi proseguire un percorso di vera democrazia anche nel nostro paese. Io voglio ricordare che con i medesimi problemi internazionali, pandemia, conflitto russo-ucraina, anche altri paesi come la Francia e la Germania hanno votato, non c'è stata alcuna catastrofe,
carattere economico, alcun problema. Esiste un principio fondamentale nelle istituzioni democratiche, che è quello della continuità amministrativa. Non ci sarà alcun vuoto di governo, il nostro paese non rimane certamente totalmente abbandonato a se stesso, come alcuni catastrofisti della democrazia vogliono far credere, e quindi credo che assolutamente questa sia l'epilogo definitivo di questa storia. Io voglio ricordare che dal 2018 in questa legislatura abbiamo avuto 3 governi con maggioranze diverse, ma nessuno di essi ha funzionato, anzi l'Italia è in condizioni peggiori anche rispetto agli altri paesi europei, proprio perché è mancata alla base quella visione comune politica che sempre dovrebbe essere alla base di un'azione di governo. Quindi allora, assolutamente torno dopo da lei, Peluso, però mi interessava vedere le dichiarazioni della senatrice Mariolina Castellone, la capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, che ieri al Senato, quando è intervenuta, sembrava quasi dispiaciuta di come erano andate le cose. Ascoltiamola. Ha chiesto di parlare la senatrice Castellone, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Presidente Draghi, Governo, colleghi. Presidente, lei giovedì ha rassegnato le dimissioni non perché fosse venuta meno la maggioranza di unità nazionale, ma perché ha ritenuto che con la nostra non partecipazione al voto noi di fatto stessimo sfiduciando il governo. In realtà proprio quel voto di giovedì ha certificato che la maggioranza c'era, era una maggioranza assoluta anche qui in Senato, e infatti il Presidente Mattarella quelle dimissioni le ha rifiutate. Oggi, Presidente, lei ha confermato che quelle dimissioni fossero un atto dovuto, e allora è necessario raccontare bene ai cittadini cosa è successo in questi 2 mesi. Era il 2 maggio quando in Consiglio dei Ministri non abbiamo partecipato al voto del decreto aiuti perché era un provvedimento insufficiente per rispondere ai bisogni di famiglie ed imprese, perché non conteneva alcuna risposta efficace per sbloccare la cessione dei crediti del superbonus e nessuna misura di contrasto al caro prezzi e al caro energia, e perché conteneva una norma del tutto estranea che prevedeva la costruzione di un inceneritore. Da quel 2 maggio abbiamo lavorato come sempre in modo costruttivo per migliorare quel testo, ma nessuna delle nostre proposte è stata accolta, nulla. E allora quel decreto, in modo coerente, non lo abbiamo votato in Consiglio dei Ministri, non lo abbiamo votato alla Camera e non lo abbiamo votato qui al Senato. Ma non abbiamo votato contro, noi non abbiamo partecipato al voto, chiedendo fino alla mattina di giovedì a tutte le forze politiche di non mettere l'ennesima fiducia. Va anche ricordato, Presidente, che in questi 18 mesi diverse sono state le circostanze in cui altre forze politiche non hanno condiviso dei provvedimenti del Governo. La Lega non ha votato i decreti Green Pass, Italia Viva. Insomma, caso, la Castellone dice: è vero che noi non abbiamo votato la fiducia sul decreto aiuti, ma è stato Draghi a utilizzare questo come pretesto per poi, diciamo, portarci a un voto di fiducia alle Camere, che di fatto ci ha incastrato tra le grinfie del centrodestra. Beh, a me fa sorridere l'intervento della Castellone per 2 motivi. Innanzitutto è vero che altre forze politiche si sono astenuti su altri decreti, ma alla Camera e non al Senato. Perché? Non voglio entrare nei tecnicismi, ma il regolamento della fiducia alla Camera ha un regolamento e quindi ha un doppio voto, al Senato vale anche come voto di fiducia. Quindi sono 2 cose distinte e separate. Nessun partito, ok, nella legislatura Draghi ha mai fatto quello che hanno fatto loro. Come sappiamo, questo governo era un governo di unità nazionale, e quindi giustamente Draghi ha detto: se non votate la fiducia, giustamente viene a mancare il senso del governo di unità nazionale. E quindi questo, voglio dire, quello che dice la Castellone commette un doppio errore. E poi, perdonatemi, su 2 punti. Punto 1, nel documento che voi potete leggere nella lista che loro hanno inviato a Draghi,
non c'era la questione dell'inceneritore, anche perché nel testo non c'era nessun inceneritore, ma era soltanto di conferire, in virtù del giubileo, dei poteri speciali al sindaco sulla questione dell'emergenza dei rifiuti. Quindi, prima sciocchezza da parte della Castellone. E soprattutto c'era un punto che, voglio dire, è importante, e l'ha chiarito anche il presidente Draghi. Oggi loro, con questa mossa, loro dicevano che stavano cercando di difendere i punti fondamentali del movimento. Ed oggi come lo difenderanno? Come li difenderanno questi punti, che appena arriverà al governo la Meloni cancellerà il reddito di cittadinanza? Allora questa responsabilità ha un nome e un cognome: Giuseppe Conte. Punto. Allora, Maria Rosaria, la situazione è abbastanza intricata, addirittura il voto il 18 settembre, però diciamo anche il discorso di Draghi, per la verità, non è stato un discorso accomodante con le forze politiche. No, non lo è stato affatto, anzi è stato particolarmente duro. Come dicevi tu in apertura, il Presidente in maniera molto chiara ha detto: io sono disponibile, ma o si fa così o non sono disposto, insomma, a cedere. Anche perché immagino che pensare ad una figura come quella del Premier Draghi che possa mercanteggiare, lasciatemi passare il termine, con i partiti dicendo io cedo questo e voi magari mi votate la fiducia, non credo che potesse essere nell'immaginario comune un'ipotesi plausibile. E insomma, credo che poi tutto questo lo ha portato a questa decisione. Certo, c'è da dire che questa sarebbe la prima volta nella storia che si andrebbe ad elezioni tra settembre e ottobre, dunque probabilmente insomma in queste date che abbiamo detto, cioè addirittura quella del 18 settembre, che significa praticamente fare campagna elettorale sotto l'ombrellone, e non sarà facile per i partiti sicuramente convincere gli italiani ad andare al voto, o addirittura quella di ottobre, ma probabilmente la data di ottobre è già svanita. Certo è che oggi Mattarella incontrerà come passaggi istituzionali sia la Presidente del Senato alle 16.30 sia il Presidente della Camera alle 17. Poi nei prossimi giorni immagino insomma arriverà lo scioglimento delle Camere. Io penso che ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui ancora a parlare di quanto sta accadendo a Roma. Tra poco. Dal 1910 le nostre carni sono scelte dai migliori punti vendita e dai più prestigiosi ristoranti, perché da quattro generazioni nella nostra famiglia la carne non è un semplice prodotto, ma una passione tramandata con cura. Selezioniamo i migliori pascoli e allevamenti italiani per offrire prodotti di alta qualità. Grazie ad un'organizzazione sempre all'avanguardia, distribuiamo in tutta la Campania e siamo in grado di offrire soluzioni convenienti al passo con le nuove esigenze del mercato per i nostri clienti. Gruppo Fontanella dal 1910. Carni di alta qualità. Allora, bentornati in studio, siamo in collegamento con Andrea Caso dalla Camera dei Deputati e con Gabriella Peluso. Allora, Peluso, la situazione, come dicevamo, è abbastanza complessa. Fratelli d'Italia, lei diceva, è una delle poche forze politiche che può sorridere oggi, ma lei pensa che sorrideranno poi tra qui a qualche mese anche gli italiani, che dovranno affrontare una campagna elettorale estiva con il peso di alcune decisioni importanti che poi dovranno essere prese subito, qualsiasi governo andrà in carica, perché ci saranno delle scadenze a strettissimo giro? Assolutamente, noi pensiamo che sia assolutamente urgente andare a votare, noi siamo prontissimi, lo ha ribadito
lo ha ribadito ieri la nostra leader Giorgia Meloni, siamo pronti per questa campagna elettorale, per scendere in campo, per proporre agli italiani il nostro programma di governo. Occorrono delle scelte urgenti, perché io voglio sottolineare che l'Italia è in condizioni economiche molto molto difficili ed molto peggiorate rispetto al 2018, quando è iniziata questa legislatura. Abbiamo le piccole e medie imprese che sono in grave difficoltà, molte sono proprio sull'orlo del fallimento, abbiamo il problema complessivo del mondo del lavoro, ma anche delle pensioni, abbiamo famiglie, lavoratori, pensionati che non riescono più ad andare avanti a causa dell'inflazione, del caro bollette. Occorrono delle risposte urgenti, ma soprattutto occorrono delle risposte strutturali, cioè la politica dei bonus che è stata fatta dai governi fino ad oggi è stata assolutamente fallimentare, è servita soltanto per sprecare risorse pubbliche senza dare risposte concrete. Allora, per esempio, uno dei temi fondamentali che il nuovo governo dovrà affrontare è proprio quello del mondo dell'impresa. Occorre un taglio della tassazione a carico delle imprese, un forte taglio dello stesso cuneo fiscale che serve per alleggerire la tassazione a carico delle imprese, ma anche per restituire più risorse nella disponibilità dei lavoratori. Insomma, sono scelte fondamentali che vanno fatte immediatamente. Quindi prima si vota meglio è, prima si insedia il nuovo governo meglio è, e soprattutto è fondamentale ripartire da coloro che sono la spina dorsale produttiva della nostra Italia, cioè il mondo della produzione rappresentato dal mondo delle imprese. Allora, caso lei ha governato, diciamo, questa legislatura più volte, è stato, diciamo, come parlamentare in maggioranza, lei pensa che fondamentalmente la politica dei bonus e tutto quello che è stato fatto è stato sbagliato, come sosteneva la Peluso? Beh, io penso che molte persone non abbiano capito la difficoltà di questa legislatura. C'è stata una pandemia, c'è stata fino ad ora, c'è ancora sia la pandemia, c'è una guerra in atto. Quindi voglio dire, penso che nessuno, cioè molti abbiano preso sotto gamba, e in un momento di difficoltà come quello che è stato appunto il periodo iniziale del lockdown, della pandemia, non dobbiamo dimenticarci che dei bonus erano necessari e che c'erano famiglie che non riuscivano a mettere nemmeno il piatto a tavola. Allora, la politica dei bonus è vero, è una politica che a lungo termine non paga, ma quando c'è un'emergenza bisogna agire. E quello, l'esempio emblematico è quello del decreto aiuti, ultimo decreto che non è stato votato al Movimento 5 Stelle, prevedeva un ulteriore bonus di 200 euro per alcune famiglie e per settori dove c'è stata una grande difficoltà economica. Quindi voglio dire, è vero che diciamo che non può servire, ma in un momento di emergenza come rispondiamo alle famiglie che non riescono a pagare la bolletta della luce, la bolletta del gas e non riescono a mettere... Un'altra domanda, prima di ascoltare anche un po' i cittadini, ma il centrodestra... Al momento, anche perché Forza Italia già sta vacillando, anche Brunetta ha detto che lascia il partito perché ha tradito gli ideali di Forza Italia, ma il centrodestra ha una sua coalizione. Però da quest'altro lato che succederà? Perché Letta non so se vorrà stare di nuovo al tavolo con Conte dopo tutto quello che è successo. Voi penso che difficilmente vi potrete sedere allo stesso tavolo con i vostri ex compagni di movimento. Insomma, che diciamo elezioni ci dobbiamo aspettare? Centrodestra contro chi? Beh, attualmente, se tracciamo una linea in questo momento di uno scenario plausibile, sarà quella di un centrodestra unito che non avrà i numeri per governare, e quindi ritorneremo punti a capo, poiché giustamente il nostro impegno era quello anche di cambiare la legge elettorale, perché è impossibile che in Italia non ci sia mai un vincitore. Quindi ci ritroveremo un nuovo scenario con il nuovo governo, diciamo di centrodestra, secondo appunto i numeri, anche se sarà una campagna elettorale basata molto sui sondaggi e poco sulla campagna elettorale, anche se la gente è anche stanca. Siamo nel periodo estivo, molti di loro giustamente veramente non ce la fanno ad ascoltare più spot elettorali, quindi ci sarà un'ulteriore difficoltà. Da quest'altro lato
Letta ha scaricato giustamente Giuseppe Conte e il PD, cioè quindi il PD di Letta ha scaricato Giuseppe Conte, quindi credo che si debba iniziare a pensare in questo momento, visto che è visto il PD, una maggioranza da quest'altro lato di persone che fino all'ultimo minuto hanno sostenuto il presidente Draghi per evitare un disastro che vedremo nei prossimi giorni. E a pagarne le conseguenze saranno le forze politiche che ieri hanno scaricato Draghi, in questo caso Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Allora, vediamo che cosa ne pensano i cittadini. Li ascoltati questa mattina in giro per Via Toledo la nostra Cristina Liguori. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta, ma grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Non lo sto seguendo, non sto sentendo alcun programma televisivo. Ho chiuso la televisione perché sono in villeggiatura. Ho fatto le quattro giornate e ho dato la libertà. Sono nato il 32, 15 marzo 30, anche 91 anni. Devo spiegare, fanno pena tutto quanto. Innanzitutto hanno diventato home. È chiaro che le cano non su, allora può ragionare. È una cosa troppo complicata, non so come bisogna gestire una situazione di genere. Questo riguarda che era un buon presidente della BCE, cioè, e allora diciamo andrebbe bene, secondo me, perché ci vuole un economista in Italia. Non è questo tutto magna su. Ci vogliono gli imprenditori che devono governare. Basta, questo dico. Gli altri a casa, giacca e cravatta, a casa. Che non andava fatto, assolutamente. Perché c'erano delle responsabilità nei confronti dei cittadini e a prescindere dai colori politici bisognava continuare ad andare avanti. Ce lo chiedeva anche l'Europa, lo hanno chiesto la società civile, quindi non vedo perché mire di qualcuno che pensa di poter andare a governare, mi auguro che gli vada male. Sono malissimo naturalmente, perché non è questo il momento di fare tutti questi giochini, diciamo, politici di questo tipo. Non ho grandi considerazioni del governo, soprattutto quello che è comandato da un banchiere, non penso che faccia gli interessi dei cittadini. Insomma, i cittadini hanno pareri discordanti, c'è chi lamenta che non era il momento, chi logicamente pensa che Draghi come banchiere, diciamo, non era la figura più adatta. Certo è che adesso i cittadini dovranno avere davanti a loro delle proposte politiche concrete, delle proposte politiche che possano essere almeno condivisibili da chi affronterà la prossima tornata elettorale. Caso, se lei dovesse indicare un solo tema importante per la prossima campagna elettorale, quale indicherebbe? Beh, c'è un tema che abbiamo lasciato in sospeso e che avremmo portato da qui a breve a casa: il salario minimo. Il salario minimo è un tema di notevole importanza, specialmente al Sud Italia. I cittadini non possono più guadagnare chi 4, chi 5 euro l'ora. Quindi questo è un tema importante, dove c'erano tavoli importanti che stavano tracciando la giusta linea, e credo che da qui agli inizi di settembre avremo portato anche questo risultato a casa, ma diciamo questo potrebbe essere il tema importante e centrale in questo momento. Allora, invece la Peluso, un tema importante che lei come dirigente nazionale di Fratelli d'Italia porterebbe nelle prossime elezioni come tema della prossima agenda politica? Tema fondamentale è l'abolizione dell'IRAP e la drastica riduzione del cuneo fiscale.
perché le medie e piccole imprese sono il pilastro produttivo dell'Italia e danno occupazione a milioni di lavoratori, quindi vanno sostenute con misure strutturali e quindi vanno sostenute in maniera decisa, innanzitutto alleggerendo la pressione fiscale, e poi soprattutto bisogna andare incontro al mondo del lavoro, bisogna fare in modo che i lavoratori, i pensionati possano avere maggiori risorse a disposizione, insomma bisogna rimettere in moto l'economia e far rinascere quell'ottimismo, quella positività, la fiducia che è alla base di ogni sviluppo economico. Ringraziamo Gabriella Peluso, ringraziamo Andrea Caso, ci aggiorneremo nelle prossime settimane per capire come e quando inizierà questa campagna elettorale. Ricordiamo in chiusura, per chi non ha seguito le vicende, Draghi si è dimesso, si parla di votare tra il 18 settembre e il 25 settembre, ma pare che il 25 c'è la Pasqua ebraica, perciò forse non si può delle elezioni quando c'è una ricorrenza così importante. Insomma, staremo a vedere, molto probabilmente comunque sarà un'estate da campagna elettorale per la politica italiana. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi. Buon pomeriggio.